Mi innamorai subito di questo luogo. Un luogo dove è tutto un teatro enorme, dove proprio la gente diventa parte di quello. Siamo, diciamo, un po' dimenticati da tutti, però facendo questo film magari si ricordano un po' anche di noi. È un po' come la nostra realtà in Campania. Una realtà la sappiamo trasformare in fiaba. Io ho sempre avuto un rapporto magico con questo luogo. Mi ha portato uno dei miei più cari amici quasi 17 anni fa. Mi ha portato qui quando stavo cercando le location per l'imbalsamatore. Cercavo un posto che fosse un luogo così un po' fuori dal tempo, sospeso, quasi metafisico, e lui mi portò qui e mi innamorai subito di questo luogo. Si sta bene, le persone che vivono qui sono molto calorose, generose. Posto ideale, è una storia dove il rapporto che Marcello ha con la comunità è un rapporto molto importante, perché doveva esserci una vita intorno a lui e poi questo rapporto cambiare nel corso della storia. Abbiamo avuto una serie di idee di scenografia. L'idea del parco giochi abbandonato in realtà è un'idea che è venuta per così sottolineare anche così questo senso un po' di decadenza, di abbandono, un po' questa atmosfera quasi da film western. La cosa quella che mi è rimasta più impressa a me è il fatto di ascoltare lo spazio intorno, cioè andare in spiaggia ed aspettare il momento giusto di girare e di schiacciare rec. Mezz'ora, un'ora ad aspettare il momento giusto. Era la cosa bella perché eravamo più intimi, ti godevi quello spazio, quel vento, era più Lo emozionante. spazio qui è straordinario, tu riesci ad avere delle prospettive, delle strutture anche architettoniche che danno una forza figurativa al film che altrove fai fatica a trovare. Quel corridoio di cemento che poi diventa una passerella meravigliosa, che se non c'era manco te l'eri immaginata, quindi usare anche lo spazio e trasformarlo. Un luogo dove è tutto un teatro enorme, dove proprio la gente diventa parte di quello e anche quello ti aiuta nel tutto il lavoro. Parte che hanno partecipato sono persone che abitano qui e il fatto che si stesse girando un film qui a Castelvolturno ha fatto sì che le comparse si sentissero proprio importanti, speciali, perché sono un po' abbandonati a loro stessi. C'è Pasqualino, ecco la Pasqualino. Che stava con noi. Lui è stata la nostra mascotte, vieni qua. Lui è Pasqualino. Com'era per te Pasqualino? Non è che volevi fare il lavoro della stare davanti alla camera oppure eri più concentrato su come si facevano, come si muovevano tutti, andava a sbirciare il copione, ogni tanto veniva a dirmi a me Vero. già quello che facevo, e Vero. beh, o no, eh? Cosa ti piacerebbe fare? Regista. Vedi, c'è un futuro collega. È stato un bel messaggio perché fare questo film qua a Villaggio Coppola siamo, diciamo, un po' dimenticati da tutti perché così è. Però facendo questo film magari si ricordano un po' anche di noi. Ho pensato che comunque era una bellissima cosa, sia per il paese e sia per Matteo Garrone, perché qui a Castelvolturno veramente è molto amato da tutti. È un po' come la nostra realtà in Campania. Una realtà la sappiamo trasformare in fiaba. Un Un saluto saluto agli amici amici di di Fanpage.